Ieri si è chiusa la ministeriale ESA con un grande successo per l'Italia. Un grande successo anche per il metodo con cui è stato ottenuto, è stata una ministeriale in cui l'Italia ha giocato un grande ruolo di mediazione tra i grandi players che in ambito europeo hanno la primazia nel campo dello spazio, cioè la Francia, la Germania, noi stessi e la Gran Bretagna. E sintetizzo, sono due le cose fondamentali. Uno, si è inaugurata ieri con un'approvazione unanime e condivisa la nuova stagione dei lanciatori europei. Questo significa che con una forte base di produzione industriale italiana. Questo significa che avremo 20 anni, sembra come dire una cosa anche suggestiva a dirsi, ma questo è avvenuto, avremo 20 anni di sviluppo di possibili lanci e anche di politiche dello spazio che portano, come è accaduto con Samantha Cristoforetti qualche giorno fa, i nostri astronauti a dare un contributo scientifico alla ricerca spaziale. Il secondo punto importante è una missione che ci riguarda più da vicino, in cui abbiamo la leadership europea che è stata confermata ieri, a cui si è unito UK, la Gran Bretagna come compagno di viaggio importante anche in termini economici, che è l'esplorazione di Marte. Le missioni su Marte, già previste nel 2016 e nel 2018, avranno una base economica e anche di ricerca comune tra questi due paesi, oltre a Germania e Francia, che comunque in minor misura parteciperanno. Quindi mi sembra una ministeriale sullo spazio veramente di grande soddisfazione. Che significa anche per l'Italia posti di lavoro e occupazione. Significa posti di lavoro qualificati, quelli che già esistono, protetti e conservati nella loro importante funzione, ma anche lo sviluppo di nuovi posti di lavoro, anche nel settore dei piccoli satelliti che è forse, anzi è sicuramente il futuro di questo settore di mercato industriale, già lo è negli Stati Uniti, lo sarà anche in Europa e che si avvia appunto anche a partire da ieri.